Simon, buongiorno. Ho studiato la tua carriera. A 20 anni sei stato eletto il miglior giocatore della Danimarca. Alla fine del 2020, 100 partite con la nazionale danese. Qual è la più grande differenza tra il Kjær giovane a livello tecnico, di personalità, e questo Kjær che è diventato ormai l'idolo dei tifosi del mondo? Penso la esperienza, soprattutto sul il viaggio che io ho fatto dentro il calcio, tutte le esperienze che ho fatto, ho sempre avuto una mentalità aperta per imparare a qualsiasi posto dove sono stato, e forse anche di più quando ho diventato più vecchio, che sempre se giocavo in Germania, in Francia, in Spagna o in Italia, sempre imparare il modo di difendere in quel tipo di campionato, e poi adesso ti dà un po' una scelta come preferisci a giocare come giocatore, e anche ti dà la migliore condizione per fare bene per la squadra. Dopo 8 anni di assenza, l'ultima esperienza con la Roma, torni in Italia, prima nell'Atalanta e poi nel Milan. Come hai ritrovato il campionato italiano che hai lasciato 8 anni fa? No, più moderno, più, diciamo, attivo. C'è molto più ripartenze, molto più giochi dinamici che rispetto a prima, quando sono venuto qua c'era tante squadre che lo andava indietro e aspettavi qua solo ripartenza e basta. Adesso ci sono più squadre che vuole creare la partita, vuol dominare queste cose qua, e gli dà un calcio un po' più dinamico, e quello per me è forse la differenza. Ecco, io vorrei aggiungere una cosa sul piano tattico, perché sono le cose degli ultimi 2 anni. La famosa partenza dal basso. Oggi tutte le squadre, portiere Kjær, Romagnoli, Calabria, portiere, eccetera. Questo mi sembra un rilievo tattico totalmente nuovo che hanno tutte le squadre, direi, europee oggi. Perché? Sì, ovviamente. Secondo me pure la qualità di ogni squadra, di ogni giocatore, tecnicamente, fisicamente, sono alzati. Tutte le squadre adesso hanno qualità, allora se tu non fai un press buono ti salta il press, ti gioca e trovano il spazio in campo. Poi c'è pure la possibilità adesso, se ti mette uomo a uomo, significa si giocano pure uomo a uomo da dietro. Allora non è chiudi gli occhi e giocare, c'è da approfittare su ogni situazione. Ovviamente come tutte le squadre adesso qua si comincia da dietro, significa che l'altra squadra pure arriva più in alto, lasciamo più spazio per i nostri attaccanti, e i nostri attaccanti stanno bene. Qual è l'avversario, l'attaccante che vorresti sempre evitare? Quello che dici, oh, devo giocare contro questo. Ce n'è un paio di nomi che mi fai, di giocatori che vuoi evitare, che ti fanno dormire male la notte prima, diciamo così. No, non ho mai avuto quello, diciamo, pensiero anche mentalmente. Io ho sempre avuto il stimolo più grande quando giocavo contro i giocatori più forti, perché ti dà il massimo, tu vedi pure il tuo livello, anche le partite a casa, il derby dove sono stato, dove c'è fuoco su tutto il stadio, quello là per me è la cosa più bella del calcio, è quello che mi dà più stimolo, è quello che io mi alzo ogni giorno per dare il massimo per preparare per questi momenti. Ovviamente contro i grandi attaccanti, i grandi giocatori, c'è anche più il rischio che ti fa perdere la partita, però quello è una parte del calcio. La sfida. Esatto. Allora, ti regalo una statistica, Simon. Prima di te hanno giocato giocatori danesi in Italia. No, scusa, nel Milan. Helweg, Thomasson, Laursen, Sørensen 54-55 e Laudrup.
tutti hanno vinto il campionato. La senti questa responsabilità di essere ancora un portafortuna? Il Milan può credere allo scudetto ancora con un danese come gli altri? Io penso che dobbiamo credere che possiamo vincere il campionato. Con la mentalità giusta, cioè, siamo i primi e allora significa che gli altri devono prendere a noi. Però il nostro obiettivo, il nostro strada mentalmente è da prendere ogni partita come una finale e preparare al massimo. Certo dobbiamo credere, però la strada è molto complicata, molto, molto lungo, però secondo me tutti i tifosi del Milan a una parte del colpo credi che è una possibilità, però pure tanti, se non tutti, sa che la strada è lunga. Però io penso la voglia, la fame, abbiamo tutti. Che cosa ti sta dando? Hai avuto tanti grandi allenatori. Che cosa ti sta dando Stefano Pioli? Un'opinione su questo allenatore? No, il mister dal primo giorno che sono arrivato mi sono avvicinato e chiesto come stai, famiglia, tutte queste cose, e da quel giorno là in poi sempre cresciuto quel rapporto da me al mister. Il mister mi ha dato, forse anche ogni tanto lui lo chiudi gli occhi, mi fidi e io sì, se lui mi dice una cosa senza guardare lo faccio, perché lui mi ha dato quello confianza, quello fiducia che forse ha fatto l'inizio per me anche tranquillo. Io non avevo dubbio, però tu non sai mai quando tu entri in una nuova squadra queste cose, però lui mi ha dato confidenza dal primo giorno e siamo partiti là. Però ogni anno, ogni stagione per te è sempre un imparare. Sul piano tecnico-tattico ti sta dando qualcosa diverso, differente rispetto a prima, oppure in questo senso no? No, quello forse per me che è una delle forza più grande di Pioli è che lui ha il suo modo di giocare e lui è il mister, allora decide lui. Però non è che se io dico una cosa, ascolta, io mi preferisce, forse in quello caso qua mi mette un po' più qua perché mi senti, lui mi dice ok, facciamo così, allora facciamo una strada, lui ti ascolti e poi alla fine lui prende la decisione, però è sempre con una testa, una mind aperto per sempre fare per ogni giocatore il migliore possibilità per essere, per siamo al livello massimo. Dietro di te in nazionale c'è un grande portiere, Schmeichel. Dietro di te al Milan c'è un grande portiere, Donnarumma. Cosa pensi di Donnarumma? L'hai visto da avversario nel passato, l'hai ammirato quando giocavi nelle altre squadre europee. Adesso avere dietro Donnarumma, che cosa vuol dire? No, ma Gigio, sul tempo che sono stato qua, veramente cresciuto tanto. Della personalità, della sicurezza che lui lo dà alla squadra, e per avere un portiere dietro di te che tu lo fidi al 100% è la cosa, per me, per un difensore centrale non c'è una cosa più importante, perché mi dà una sensazione che se io lo sbaglio un'azione c'è lui dietro, lui mi copre, e gli dà anche la sensazione, la forza per giocare forza ogni tanto un po' più in anticipo, un po' più aggressivo, che gli dai l'avvantaggio sull'attaccante, perché tu sai se un giorno mi passo o un'azione durante la partita mi passo, c'è Gigio. E per me quella sensazione là è la cosa più importante. In questi mesi, ormai sei un anno, in questo anno, c'è un giocatore che ti ha sorpreso, che l'hai visto crescere, che forse non pensavi diventasse così? Un giocatore che ti ha sorpreso, se c'è, tra i tuoi compagni? Forse Gigio. Io sapevo che era un giocatore forte, un portiere forte, con grande potenziale, queste cose qua. Però prima in carriera ho
ho anche sempre stato meglio con i portieri un po' più vecchio, che sapevi la sua forza, il problema di Gigio, che non ha una cosa male, cioè è forte su tutte le parti. E poi ovviamente come lui è fatto quest'anno qua con me, è stato un piacere anche da stare vicino, e la confianza sta solo di più. Milanello non è un centro sportivo, Milanello secondo me è un'atmosfera particolare, magica. Gli alberi che hanno visto passare tutti i grandi campioni del passato, i Bulli, il Van Basten, eccetera. Quando sei entrato la prima volta, la tua sensazione? Perché non è un centro di allenamento normale. Ovviamente no, assolutamente no. È molto difficile spiegare, perché come tu dici non è un centro sportivo. Per me Milanello è Milanello. Cioè, ci sono posti... L'atmosfera magica. Sì, tu entri e c'è una foto da uno, poi l'altro, poi si vede il grande sette, e c'è cose che ti resta. E io sono sicuro anche il giorno quando io non sono qui più al Milan, è una cosa che rimane sempre su di me, l'impressione che Milanello mi ha dato. Qual è il segreto secondo te della squadra, di questa crescita che tu hai visto dal gennaio, febbraio, luglio? Il Milan è in testa da luglio, possiamo, da giugno-luglio, e questa crescita più tecnica, più di gioco, più mentale, qual è il segreto secondo te di questa continuità, che è la cosa più difficile da avere? No, ma ovviamente la fiducia dentro la squadra è cresciuto. Quando tu vinci la partita ti dà più confianza, ti sta meglio. E quello è sempre dato solo una strada, sempre in alto. Però quello che forse per me che è la cosa più bella è che durante, quando stiamo imparando le cose, durante la partita, inizio del gioco da basso, controllo della partita, ripartenza, e stiamo sempre imparando, anche stiamo sempre, diventiamo più forti in tutti gli aspetti del gioco. Oggi l'avversario più pericoloso sembrerebbe l'Inter. Credi che gli Juventus e Napoli possano venire vicino a voi, possono essere ancora concorrenti pericolosi per lo scudetto? Assolutamente sì. Juve, sempre Juve, hanno i grandi giocatori, e la stessa cosa con Napoli. Però come io avevo detto dall'inizio dell'intervista, loro sono dietro di noi adesso, allora noi dobbiamo pensare a noi e alla partita che sta davanti. Ovviamente ci sono tante squadre adesso in Italia che hanno tanta qualità, e il campionato adesso è più difficile che rispetto a 8 anni fa quando io sono stato in Italia. Secondo me il campionato quest'anno, se noi facciamo il massimo su tutte le parti che possiamo fare, poi alla fine forse si serve anche un po' di fortunio, delle cose, però quella è la parte di noi, ma anche la parte degli altri, perché se ti arrivi 2-3 infortunati adesso con tutte le partite che fai, diventa difficile per ogni squadra. Allora è importante recuperare bene, preparare bene e prendere la partita una alla volta. Ti vedi a 40 anni come Ibra ancora in campo? Vai a chiedere a Ibra, scusa, ma come si fa ad arrivare a quei livelli a 40 anni? Questa è la prima domanda, e Ibra Mandzukic insieme. Meglio averli compagni che avversari, perché come difensore avere Ibra e Mandzukic su un corner diventa complicato. Ibra 39, ancora non è 40. No, ma io ho incontrato tantissime volte. Come dici te, Ibra, è molto difficile spiegare com'è, perché Ibra è un caso da solo. Il suo modo di lavorare, il suo mentalità, non ho mai visto della mia carriera. Lui gli può dare un gran stimolo e gli può veramente stare addosso forte, che ti può dare tutte le tue impressioni. Però una cosa che adesso sappiamo tutti, che c'è solo un obiettivo per lui, è vincere, basta.
Poi come lui fa a quella età, secondo me è solo da guardare, perché non sarà tanti giocatori nei prossimi 50 anni che fa la stessa cosa a 39 anni. E le due, Mario e Ibra insieme davanti, sì, non è una bella coppia per un difensore. Io sono stato con Mario pure a Wolfsburgo. Ah, ecco. Anche là era un piacere avere con me. No, quello, secondo me, le due là può fare tante cose insieme. Mario è un professionista, un bravo persona e uno che ti sta sempre addosso, uno che ti lascia mai un metro. E quel tipo è sempre meglio avere con te. Si parla sempre di Ibrahimovic, leader di questa squadra. Ma ti faccio un complimento, tu sei l'Ibra della difesa. Ti senti un leader di questa squadra? Come si diventa leader di una squadra? No, secondo me, della tua presentazione ogni giorno, sul campo ma anche fuori dal campo, in palestra, in qualsiasi cosa che fai, lo fai con la mentalità giusta. Ovviamente se quando tu vinci le partite, quando tu stai bene in campo, anche le cose ogni tanto gli arriva un po' più veloce. Però comunque la società mi ha chiesto questa cosa qua, è una delle cose che mi ha chiesto quando mi ha portato qua. È una cosa naturale per me, perché avevo lo stesso ruolo pure in nazionale. Allora ho deciso per fare quello, e il gruppo qua è un gruppo fantastico, un gruppo che vuole lavorare. Allora vedi che io sono una persona che sono serio e faccio il mio lavoro. E poi piano piano portiamo sulla strada giusta, ognuno, tutti insieme. Però comunque ovviamente sono molto contento per il tempo che sono stato qua, però è un complimento alla squadra. Ecco, però Simon Kjær non ci ha ancora regalato un gol. A Lille eri uno specialista delle punizioni. Non l'abbiamo ancora vista, anche perché diventa ingombrante con Çalhanoğlu e Ibra, diventa difficile. Ti manca il gol e soprattutto queste punizioni alla Juninho Pernambucano, la stiamo aspettando. A quando il primo gol e a quando il primo gol su punizione? Se te la fan tirare. No, il gol su posizione io non penso che succederà qua al Milan. Ma anche sulle parti dove io ho tirato le posizioni era dove forse non c'era una specialista di questa cosa qua. Mi è cominciato a allenare, comunque posso fare, però si serve da allenare. Adesso non sto allenando perché so che la percentuale per mettere il lavoro là rispetto a un'altra parte, quando c'è Ibra e Çalha, non mi conviene. Allora concentri su altre cose. Bravo, ovviamente mi sta un po' dentro il stomaco, ovviamente voglio fare il mio primo gol, però sono stato vicino a queste cose qua, però come detto prima, io sono un difensore, per me l'importante è che giochiamo a zero. Veniamo alle ultime tre domande sul piano personale. Hai conosciuto il sud, Italia, Palermo, hai conosciuto il centro, Roma, hai conosciuto il nord, Milano. Che cosa ti piace in Italia? No, a me la stile di vita in Italia, che ti una cosa con una come una pasta semplice è fatto bene. Non tu non puoi andare su una trattoria a un altro posto per mangiare una cosa facile, veloce e non è buono. Cioè è difficile trovare un posto dove il cibo, queste cose qua, non è buono. E questa mentalità di questo è una strada della vita, secondo me, che a me mi sta vicino al cuore. È un posto qua dove assolutamente è stato il migliore. Su tutte le altre parti sono stato, sì, sono pure stato bene, però la mentalità, la vista della vita, il modo che il giorno ti passa qua, vai giù, ti prendi il prosciutto, queste cose qua, è una cosa che mi piace tanto. Sto bene in Italia. E come passi il tempo lì? Con i figli? C'è qualche gioco? Come lo passi? La televisione? Leggendo? I miei figli. Io lo porto a scuola di mattina,
adesso quando abbiamo finito qua io vado a prendere a scuola, andiamo a casa, facciamo le cose, poi dipende del tempo se andiamo in parco o no, facciamo le nostre cose, e sto a casa, faccio il mio lavoro e sto con mio figlio e mia moglie. Anche adesso è un peccato perché Milano secondo me è una bella città dove ci sono cose da fare, da vedere, tutte queste cose, e speriamo tra un po' di tempo possiamo anche andare in giro un po' più al centro. Qual è, per concludere, il tuo sogno professionale e i tuoi obiettivi? Rimanere qua più lontano possibile, però significa fare un patto come sto facendo adesso. Quando non sono capace a fare quello, vado io via, secondo Mila mi manda via. Ovviamente vince. Ti piacerebbe chiudere la carriera a Mila? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, però la domanda, chi sa come sto tra un anno, due anni, tre anni, quattro, nessuno sa. Allora la cosa importante è enjoy, come si dice? Enjoy, godere, avere soddisfazioni. Sì, però vivere il momento, in questo momento qua sto benissimo, sto sul campo, fuori il campo, sto molto molto bene. E vivere dentro questa atmosfera qua più lontano possibile. E poi vediamo che il futuro mi dà, a me, alla mia famiglia. Comunque sto bene, sono felice, è un piacere per me. Ciao, un gran saluto a Star Casino Sport e ovviamente un gran saluto ai tifosi del Milan.